Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del toro o ascendente toro. Andiamo a vedere come saranno i prossimi 15 giorni sia nel lavoro che nell'amore, va bene? Vi invito sempre a studiare i contenuti delle mie playlist, risvegliare la coscienza e l'arte del vivere per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. È un video sempre valido dal momento in cui lo guardi. Ok, andiamo a vedere. Toro. Qual è la porta che si apre per le mie ragazze e i miei ragazzi del toro? O ascendente toro. Qual è la porta che si apre? Allora. Wow, la porta dell'acqua. Qua tutto riprende a fluire, amore e lavoro, soprattutto a livello emozionale tornerete a fluire, a lasciarvi fluire le vostre emozioni. Vedo beatitudine e gioia a livello emozionale. Qua ci sono due coppe, questa carta ha affinità sia con la temperanza che con il due di coppe. Molte di voi è l'amore che torna a fluire, le vostre emozioni tornano a fluire. In qualsiasi ambito, anche nel lavoro vi sentite empatici, comprensivi e lasciate fluire proprio le emozioni. Cioè vi sentite creative, creativi, sentite le vostre intuizioni. È una carta meravigliosa di rilascio emozionale e di ispirazione sul piano lavorativo. Cioè vi verrete ispirati da ciò che vi sentirete emotivati a livello emozionale sul piano lavorativo. Ok, meravigliosa carta, per il toro già partiamo benissimo. Ci mettiamo le carte queste qua della legge dell'attrazione. Nel lavoro cosa accade alle mie ragazze e ai miei ragazzi del toro? Cos'è che li motiva proprio a livello emozionale? Qua è anche un'affinità con la temperanza quella carta, di conseguenza anche nel lavoro comunicazioni fluide. Potreste anche avere un ruolo di guida all'interno delle situazioni lavorative in qualità di persona empatica che capisce l'altro, che fa da paciere con gli altri, oppure avete un ruolo olistico, medici. Ok, andiamo a vedere. Situazione attuale prima di tutto nel lavoro. Situazione attuale nel lavoro per il toro. Situazione attuale. Il carro. Qua vi vedo proprio pieni di energia, avanzamento, rendervi capaci che potete tutto, potete avanzare. Trionfo, autostima, meravigliosa. Ok, in questi prossimi giorni cosa succede? Il mondo, sì, qua c'è un successo, arriva un successo in qualcosa, wow, il 9 di coppe, ragazze mie, che vi devo dire qua? Qua il 9 di coppe pieno raggiungimento dei vostri scopi, dei vostri desideri, dei vostri sogni. In questi 15 giorni voi otterrete dei risultati grandiosi che hanno a che fare con un successo personale nel lavoro. E sono carte sulla legge della legge di attrazione meravigliose. Questo 9 di coppe mi parla di raggiungimento degli obiettivi lavorativi. Soddisfazioni personali, pieno successo delle vostre capacità. Sia quello che sia, è una stesa bomba. Ok. Quindi il toro si toglie davanti molte opposizioni, credo, a livello planetario. Vediamo energia positiva per il toro. Al positivo cosa abbiamo? Al positivo abbiamo un paggio di denari. Al positivo abbiamo proposte nuove e concrete proposte di successo. Quindi una nuova proposta anche in ambito lavorativo che realizzerà uno dei vostri sogni. Va bene? Andiamo a vedere quale può essere la carta in negativo, il blocco. La forza, siete stanchi di lottare, di avere discussioni, siete stanchi di lottare nel senso a livello proprio quella cosa così, tant'è che fluisce tutto. Sì, siete stanchi di lottare per ciò che non vi appartiene, ecco, e qua avete pieno successo. Non c'è nient'altro da dire, ragazzi, è una stesa stupenda nel lavoro, Vediamo cosa dice l'oracolo. Cosa dice l'oracolo? Qua c'è anche una nuova proposta di qualcosa che proprio vi porta piena soddisfazione, realizzazione dei desideri, quindi anche risultati economici importanti, successi economici importanti, la fortuna gira dalla vostra parte, meraviglioso. Vediamo cosa dice l'oracolo. A dire il vero, vi darete conto di qualcosa di importante, vi darete conto che valete, vi darete conto dei risultati che avete fatto fino a questo momento.
ottenuti. Potere superiore, gestito dalle circostanze. Wow, l'isola del tesoro mi parla di denaro. Allora, qua c'è un successo pieno in più, a più ambiti. Successo pieno, il potere superiore mi dice che ci sono delle circostanze esterne che ti portano ad avere successo. Circostanze esterne sono volute dal tuo sé superiore, anche se non te ne rendi conto, te ne darai conto. Anche circostanze che non hai voluto prima, adesso ti portano ad avere successo, perché è lì che dovevi andare, è lì che dovevi stare, anche se la tua mente ti diceva no, anche se la tua mente ti faceva lottare contro. L'isola del tesoro mi dice che ci sono dei guadagni sorprendenti sia in questo mese, perché ha a che fare proprio con l'isola del tesoro, il tesoro, sia con delle proposte che ti arrivano che ti porteranno dei guadagni sorprendenti. Bisogna avere un po' di pazienza perché c'è la tartaruga. Magari avete già un lavoro, vincete in questa cosa, vi propongono un'altra cosa, voluta dal destino, vi darete conto che dovete farla e avete risultati sorprendenti. Wow, ragazze, ragazzi, cosa meravigliosa proprio, è meraviglioso. Quindi voglio andare a vedere subito l'amore adesso che succede, visto che il lavoro scoppia di salute, ecco. Allora, visto il lavoro che scoppia di salute, vediamo l'amore, sia che tu abbia una persona, sia che non ci sia nessuno, vediamo cosa succede l'amore con questa carta meravigliosa del due di coppe e temperanza, eh. Vediamo un po', l'amore per il toro. L'amore per il toro. Amore. Allora, vediamo. Cosa succede alle mie ragazze e ai miei ragazzi del toro, ascendente toro, nell'amore in questi 15 giorni? Cos'è questo? 10 di coppe e 2 di spade. Qua abbiamo un po' di dubbi, un dilemma riguardo a una felicità. Abbiamo un dilemma qui, abbiamo una decisione da prendere, che faccio, che non faccio, trovare un accordo con qualcuno, oppure abbiamo un dilemma proprio su ciò che ti dà la felicità in amore. Ci può essere anche mancanza di comunicazione con qualcuno, non saper cosa pensare di qualcuno. Andiamo a vedere. Energia attuale, energia positiva, energia negativa, passata, futura, passata, futura. E conclusione, l'energia futura. Due di spade, sette di coppe. Forse sei, hai un dilemma con qualcuno, non sai cosa pensare, qualcuno che ti porta in confusione. Qua abbiamo un cavallo di coppe, la regina di coppe. Io qua vedo che qua c'è una persona, c'è stato un avanzamento d'amore, poi un po' di confusione adesso, non sai cosa pensare con qualcuno, probabilmente. Sì. Forte segno d'acqua qui, o puoi essere tu ascendente d'acqua, avere questa persona, avere tu Venere o Marte in acqua, pesci, cancro, scorpione. Sì, qua c'è un dilemma con qualcuno, per alcuni di voi. Vediamo. Energia attuale per il toro. 9 di bastoni, qua ci sono un po' di ritardi, o anche tu avere un po' le difese alte, un po' non saper cosa fare rispetto a una situazione amorosa. 9 di bastoni mi parla di ritardi, o anche di difese alte tue, o mancanza di comunicazione con qualcuno, o dei ritardi nel realizzare qualcosa. Energia positiva in amore per il toro. 6 di denari. Guarda, l'energia positiva, sei denari, io vedo per te che tu ti prendi ciò che ti meriti e ti arriva ciò che meriti. Sei denari al positivo. Si ristabilisce una situazione che era un po' altalenante tra te e la tua persona di interesse. Il giusto dare e il giusto avere, al tuo positivo il sei denari arriva ciò che meriti. Si ristabilisce una situazione da che c'erano un po' di ritardi nel formulare dei progetti, nel fare qualcosa. Vediamo un po' il blocco qual è. Asso di denari, il blocco. Allora, se hai una persona di interesse ci possono essere dei ritardi riguardanti una questione. Vedo che le cose vanno, riprendono a fluire a poco, va bene? Oppure il tema proprio del denaro o del lavoro dà dei ritardi per la realizzazione di un progetto, per la realizzazione di qualcosa a livello amoroso, e il lavoro.
Il lavoro può dare dei ritardi nella realizzazione di un progetto amoroso. Vediamo che è successo nel passato. 5 di spade. La morte. Allora, qua voi avete avuto, qua c'è stato un cambio, forse alcuni di voi non si stanno sentendo con una persona. O hanno avuto un cambio, c'è stato un cambio tra te e la tua persona di interesse, c'è stata forte energia dello scorpione, abbiamo qui, che ha generato dei conflitti mentali. Io vedo l'energia tesa tra te e una persona, perché c'è stato un cambio tra te e una persona e vedo l'energia un po' tesa. Tant'è che ci sono un po' di difese alte e un po' di barriere adesso e non c'è l'opportunità, non hai visto l'opportunità. Se invece non c'è nessuno, io qua vedo che il lavoro viene prima di tutto per te e una realizzazione economica che ti dà anche la tua stima sufficiente per andare anche avanti a confrontarti con l'altro. Vediamo che succede qua per il toro, in amore. Re di spade, forte segno dell'acquario. Gemelli, bilancia. La stella, fortissimo segno dell'acquario. E il re di coppe. Guarda, io ti dico che, come ti dicevo anche qui, l'amore torna a fluire assolutamente. Se ci sono dei ritardi, il tutto torna a fluire assolutamente. A poco, va bene? A poco. Qua il re di coppe mi parla di una persona che ti dà amore, una persona nobile nei tuoi confronti. E io ti vedo anche qui con le difese un po' alte rispetto proprio all'amore, ma la stella mi dice che queste situazioni si risolvono. Le situazioni si risolvono, possono essere situazioni di lavoro o altro dall'amore. Le situazioni si risolvono perché qua c'è il re di coppe. Il re di coppe mi dice che si realizza il sogno d'amore con una persona. Ci possono essere dei ritardi riguardanti situazioni lavorative. Però a poco, quel 6 denari che mi parla del giusto dare e il giusto avere, a poco le cose si risolvono, va bene? Con questa persona. Vediamo un po' qual è la tua energia rispetto all'amore per il toro. Il 3 di bastoni, forse c'è una distanza. La tua energia è quella di aprirti a un nuovo cammino, non demordere, ok? E anche un'attesa funzionale affinché tutto si manifesti rispetto a dei ritardi. Qual è l'energia della tua persona di interesse nei tuoi confronti? La ruota della fortuna, questa persona avrà un cambio nei tuoi confronti, se c'è mancanza di comunicazione, qua c'è la comunicazione 100%, un cambio nei tuoi confronti. Sì, qua abbiamo anche la temperanza, vedi? Te l'ho detto, c'è un cambio dove tutto fluisce nuovamente. Se è una persona nuova, io qua vedo che arriva una persona nuova, tu stai un po' sulla difensiva. E questa persona comprenderà il tuo essere sulla difensiva e ti attende. Perché qua le tue priorità sono, qua tu hai sofferto, conflitti eccetera, hai avuto un cambio, forse hai lasciato alle spalle una relazione o una persona, sei un po' restia ad aprirti al nuovo, alla nuova opportunità, tant'è che ti dedichi al tuo benestare quotidiano e fai piano piano dei passi avanti. Hai un po' le difese alte, però questa persona non si arrende, ma non lo fa in maniera impulsiva, ti comprende, va bene? E qua c'è proprio un inizio di relazione molto bella, c'è molto romanticismo, molta poesia, ok? Qual è la sfida per il toro? Il 10 di coppe. Guarda, non è una sfida quella del 10 di coppe. Qua c'è una grande felicità in arrivo. Tu ti stai riprendendo da qualcosa e questa persona ti comprende, è empatica nei tuoi confronti, ti dà sostegno. Se non l'ha fatto prima, te lo dà adesso. Se è una persona nuova, il senso qual è? A poco questa persona ti accompagna in una ripresa totale. Ok. Andiamo a vedere che cosa ci dice chiarimento sul 9 di bastoni. Per il toro, chiarimento sul 9 di bastoni, toro. 9 di bastoni, energia attuale dell'amore. L'appeso. Ci sono circostanze lavorative che in questo momento tediano la situazione emozionale e relazionale. Circostanze lavorative sono. O comunque altro dall'amore.
perché qua c'è una persona che ama. Sei denari al positivo, sei denari. Re di bastoni, questa persona la vedrai darti sforzo e impegno nella relazione, sforzo e impegno nella relazione, un'energia molto appassionata, volenterosa, coraggiosa, sforzo e impegno nel darti quello che meriti. Asso di denari al blocco, perché c'è l'asso di denari al blocco? La regina di coppe, forse perché tu stai... Per alcune di voi è come se aveste perso la pazienza, steste perdendo la pazienza rispetto all'attesa con qualcuno per questa nuova opportunità. Sì, è come se aveste perso un po' la pazienza, ho perso che la regina di coppe è empatica, ok, ma al blocco è come se perdeste un po' la pazienza per questa opportunità che non arriva mai, per altre situazioni che tediano la parte emozionale. Vediamo questo re di spade. Tre di coppe. Qua c'è la riconciliazione con qualcuno. Riconciliazione con qualcuno, e vedo festeggiamenti, celebrazione. Vedo energia bella. Nonostante un po' puoi avere un po' di resistenze, puoi essere tu o l'altra persona, vedo dell'energia bella qui. Vediamo, e sei anche un po' tu sulla difensiva perché non vuoi cose inconsistenti, no? Ok, quindi ti lasci anche guidare alle tue emozioni. Cioè, più che altro, sì, adesso ti dico, guardiamo la stella. Non c'è dubbio, guarda, qua c'è il cavaliere di coppe. Qua c'è un avanzamento d'amore, un sogno che si realizza, lo sblocco di questioni che hanno tediato la relazione. Possono essere situazioni economiche, ripeto, o altro. O anche situazioni di familiari che hanno potuto tediare la situazione e tu sei stanca di questo. Il re di coppe. Tre di spade, qua c'è una persona che vuole rimediare a un dolore. Se tu hai avuto un dolore, questa persona ti comprenderà e ti sosterrà. Questa volta questa persona, se ha sbagliato in passato, ci sono circostanze che tediano la situazione, rimedierà gli errori fatti. Se è una persona nuova, ti accompagnerà con dolcezza nella farti rinascere, va bene? Ok, andiamo, connettiamoci con l'energia profonda di questa persona nei tuoi confronti, cosa ti vuole dire? Connettiamoci con l'energia profonda di questa persona, cosa ti vuole dire? Amore mio, ti ho cercata per vite intere. Questa è una persona che si rende conto che avete avuto anche altre vite nel passato. Questo può essere. E ha una familiarità che non ha mai sentito nella vita con nessun'altra persona. E questa è la persona che vede in te tutto quello che ha sempre cercato, in un uomo o in una donna. Vediamo ancora cosa ti vuole dire questa persona. Sono uno stupido. Questa persona si rende conto che ha sbagliato qualcosa, che ti ha fatto perdere la pazienza anche qui, o si rende conto di magari di non averti dato quello che meritavi. Ancora, cosa ti vuole dire questa persona? Amore, non ti ho mai dimenticata. Se mai ti dicessi il contrario, non dovresti credermi. Questa è una persona che alcune di voi non vi state sentendo o vi ha detto che vi aveva dimenticato, ma è qualcosa che non è così, perché qua lo vedrete avanzare completamente cambiato dal passato per alcune di voi. Oppure qua ci sono questioni anche, se vogliamo entrare più nel romanticismo, diciamo, di altre vite. Questa è una persona che dalle altre vite non ha mai dimenticato chi sei stata tu per lui, anche se non è cosciente, e si rende conto di aver sbagliato tante volte anche tanti uomini e di aver sbagliato anche tante donne, ok? E con te invece c'è proprio una sorta di rilascio emozionale.
Molto romantica questa stesa, molto bella. Andiamo a vedere cosa dice l'oracolo per il toro. Amore, essere imparziali, sinfonia incompiuta, non è per voi. Guarda, questa persona farà la scelta giusta nei tuoi confronti, escludendo tutto ciò che non fa più per voi. Rispetto alla sinfonia incompiuta, qua mi dice questa cosa si è ripetuta spesso, qualcosa che si è ripetuta spesso. Questa persona farà la scelta giusta nei tuoi confronti questa volta. Quindi, ma lo vedevamo anche qui. Casa dolce casa mi parla di un'autenticità, forse ti ha lasciato sola, c'è abbandono qui, o comunque sia tu hai percepito un abbandono a questa persona o un respingerti. Vuole mettere le cose in equilibrio. Casa dolce casa, cosa c'è dopo non fa per voi? Orfani, non vuole più lasciarti scappare, non è per voi orfani, non vuole più stare senza di te. D'accordo? Questa è una cosa che si ripeteva spesso, probabilmente. Si vengo, vado, qualcosa di questa natura, e tu stai perdendo la pazienza per il fatto che magari, diciamo che sì, stavi perdendo la pazienza, tant'è che hai un po' la spada puntata, diciamo, però qua tutto si risolve, ti accompagnerà questa persona nella comprensione. È una stesa bellissima, anche molto romantica. Quindi, ragazze mie e ragazzi, lasciatevi fluire all'emozione, pronunciate il verbo io ho una storia d'amore meravigliosa con, e dite il nome. Detto questo, vi ringrazio, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima, e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!